Grazie innanzitutto, grazie, rivolgo un saluto a tutti voi, questa bellissima cornice, insomma molto bella, consentitemi di rivolgere un ringraziamento particolare al prefetto Gallo, che è un po' l'animatore di tutte le iniziative del fondo edifici di culto. E che dire, insomma, il FEC è per noi un punto di orgoglio, insomma, del Ministero dell'Interno, perché solo apparentemente, insomma, un po' distonico rispetto a quelle che sono le missioni caratteristiche del Ministero dell'Interno. In genere tutto il tema storico degli affari di culto attiene ai diritti di libertà che noi rivendichiamo essere l'essenza dell'azione del Ministero dell'Interno, che nella contemporaneità talvolta si coglie soprattutto sui temi della sicurezza, ma insomma la storia della gestione, della cura degli affari di culto e soprattutto del fondo edifici di culto, per quello che è la storia del fondo degli edifici di culto, invece è molto legata alle vocazioni storiche e caratteristiche del Ministero dell'Interno. Il FEC è testimone, un motivo di orgoglio per noi perché e testimonia, porta testimonianza della storia del nostro paese, della storia che è fatta di bellezze artistiche, architettoniche e di un grandissimo patrimonio culturale ed ambientale, ma soprattutto dei rapporti tra Stato e Chiesa, cioè sia come è nata il nostro Stato e sia quindi nel rapporto con la Chiesa Cattolica e sia come poi si sono evoluti i rapporti tra Stato e Chiesa. E quindi il FEC è nella sua evoluzione, anche se è una gestione patrimoniale, ma che fa anche cultura, è testimone di questa storia del paese, dell'evoluzione di questa storia del paese. Io, ecco, voglio fare riferimento anche ad uno, visto dei temi che saranno trattati nel corso dei lavori, ai quali io mi scuso sin d'ora, non potrò partecipare per evidenti ragioni, la giornata si preannuncia complessa anche su altri versanti, ma ci tenevo moltissimo ad essere presente qui oggi, almeno per il saluto introduttivo. Dicevo, uno dei temi che verrà trattato è quello del valore immateriale del patrimonio del fondo. E a me piace considerare, su suggerimento anche della struttura, che tra le considerazioni di questo valore immateriale esiste anche quello che è la vocazione collaborativa che è nella gestione del fondo edifici di culto, quello di fare sistema, né la testimonianza tangibile la composizione del Consiglio di amministrazione che mette insieme autorevoli rappresentanti del mondo ecclesiale, del mondo della cultura, del mondo accademico e del mondo istituzionale. Ma soprattutto, come dicevo, nello sviluppo che si è avuto negli anni, questo fare sistema, questa propensione alla collaborazione si estende sempre di più nella contemporaneità anche al fatto della necessaria collaborazione con gli enti territoriali per tutto quello che riguarda la gestione, la valorizzazione dei beni. E quindi diciamo che questa concezione di sistema integrato, che credo che abbia caratteristiche di unicità in Europa, sia un qualche cosa che risiede nel DNA del Fondo Edifici di Culto. E poi c'è anche la varietà un po' della composizione del fondo, che mette insieme chiese, edifici di grande interesse storico-artistico, aree archeologiche, complessi forestali e agricoli, quindi insomma il tutto teso a favorire una sorta di gestione condivisa e quindi sempre ritorna questo tema del fare sistema. Io saluto, ecco, mi ero annotato Sua Eccellenza Baturi, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, il dottor Erich Schmidt, che non lo vedo però, che è il presidente del Consiglio di amministrazione del FEC, ma associo ai saluti anche, scusate, mi ero segnati i nomi, il professor Stefano Solimano, preside della facoltà di giurisprudenza, il professor Bettettini che ha promosso e curato questo evento. Per noi, ecco, il FEC quindi non è solo, non ha un valore statico, diciamo, nella considerazione che abbiamo, ma c'è, come dire, un'evoluzione anche della cura che ci mettiamo, che trova sintesi e materiale visibile e rappresentazione in quello che è stato l'impegno anche negli importanti progetti di riqualificazione e valorizzazione che fanno capo al Piano Nazionale di Resilienza e resistenza, perché anche col PNRR di ripresa e resilienza, col PNRR sono stati stanziati rilevanti fondi e devo dire una gestione rispetto a tanti temi che ricorrono sulla gestione dei fondi del PNRR. Il fondo edifici di culto fa segnare al momento, anche nonostante la complessità di quella che è la
valorizzazione e la riqualificazione dei beni artistici fa segnare una piena aderenza a quelli che sono gli step che sono stati previsti e quindi anche la possibilità che quindi questo progetto di riqualificazione possa andare avanti secondo i termini previsti. È necessario implementare sempre di più la collaborazione interministeriale e soprattutto gli enti territoriali, perché i temi della sostenibilità della gestione del fondo è un tema antico, storico, chi ha vissuto, come nel caso del sottoscritto, anche la fortuna di essere prefetto sul territorio, quindi anche di territori importanti dal punto di vista della presenza e della gestione di beni del FEC. Mi piace molto che siamo in ambiente domenicano, io ho avuto una lunga esperienza a Bologna dove tra i cespiti di proprietà del FEC c'è proprio la Basilica di San Domenico, con tutto ciò, anche proprio le reliquie del santo che sono di proprietà del FEC. Quindi chi è vissuto sul territorio nella gestione sa quanto sia complicato e quindi quanto questo solleciti delle sinergie con gli enti territoriali, ma anche con quel privato sociale che in qualche modo inevitabilmente, anche in una logica di sussidiarietà, deve essere sollecitato e che tanto fa per quelle che sono le esigenze di sostenibilità della gestione del fondo. E poi ecco, non posso non citare anche quelle che sono state le condivisibili esperienze anche di valorizzazione in ambito sociale del patrimonio del fondo, prima tra tutte l'esperienza che è stata posta in essere già dall'anno scorso, credo, quella c'è del progetto che incrocia il tema della devianza giovanile e che mette a disposizione di ragazzi, questo è avvenuto sia a Roma che a Napoli, di ragazzi vittime di disagio giovanile, di devianza giovanile, con precedenti di esperienza anche di tipo penitenziario, insomma penitenziario minorile, in una logica molto molto interessante di avvicinarli a percorsi di recupero che incrocino proprio l'attrazione dei beni culturali, quindi l'avvicinamento a quelle che sono le bellezze dei beni del fondo edifici di culto, ma che poi in una logica che li porta ad immaginare di poter restituire quello che loro attingono da questa prima fase dell'esperienza e mettersi a disposizione per trasmetterla in una logica di rappresentazione ad altri giovani che si trovano nelle stesse condizioni. Niente, per cui chiudo dicendo molto condivisibile anche, molto interessante anche l'esperienza credo che ricorra più o meno questi giorni, la edizione del primo numero della rivista Articolo 19, che non a caso è quello che insomma fa riferimento alle libertà di culto della nostra Costituzione, un'altra delle brillanti iniziative del Fondo Edifici di Culto, per cui in tutto questo, ecco, questo per dare il senso, quale Ministro, insomma, di una grande considerazione di quello che ruota intorno al Fondo Edifici di Culto e l'importanza che annetto al Fondo Edifici di Culto come rappresentativo di quelle che sono le missioni principali del Ministero dell'Interno. E quindi in questi termini io vi auguro buona prosecuzione dei lavori e quindi rinnovo i saluti ai signori qui al tavolo. Grazie.